Ciao a tutti! Rieccoci con una nuova puntata di questo format pericoloso per la mia salute fisica. Una mia fan del Perù mi ha voluto fare una specie di regalo di Natale inviandomi un pacco pieno di roba, un sacco di roba strana proveniente dalla sua terra. Ne approfitto quindi per ringraziarla di nuovo e salutarla. Ciao Patricia! Grazie! E spero di farle cosa gradita dedicando l'intera puntata ad assaggiare tutte queste cose strane che mi ha inviato. Anzi, ne approfitto per lanciare anche a voi questa proposta. Se per caso abitate in una zona diversa dalla Lombardia e ritenete che dalle vostre parti si vendano dei prodotti strani che sarebbe opportuno che io assaggiassi, vi invito a fare la stessa cosa, cioè mandatemi un pacco e io le assaggerò per voi in una puntata apposta. Detto questo, passiamo ad una rapida carrellata di tutte le stranezze che Patricia mi ha mandato. Premetto che sono davvero tante, mi ha mandato un sacco di roba, e quindi non parlerò di tutto. Selezionerò soltanto i prodotti più strani, più particolari. Ma vediamo più nello specifico che cosa conteneva questo pacco. Dei biscotti ripieni di vaniglia. Dei biscotti ripieni di vaniglia. Ice gigante tostato. Il pacchetto è vuoto perché me li sono già pappati io. Dei biscotti ripieni di vaniglia. Questa roba qui, che è una specie di torrone ultra dolce, strapieno di saccarosio, pieno di zucchero, di miele, di palline colorate che tipo gli Smarties, insomma una roba che solo a guardarla ti si cariano tutti i denti, che grazie alla prontezza, all'efficienza e alla velocità delle poste internazionali ed italiane, mi è arrivato già scaduto. Fantastico. Dei biscottini ripieni di vaniglia. Dei cioccolatini ripieni di vaniglia. Un'altra scatola di cioccolatini. Patatine al gusto di pollo alla brasa, che penso voglia dire alla brace. Un sacchetto di fettine alla banana, che già dovremmo conoscere, perché se voi mi seguite da sempre sapete che ho già assaggiato le banane essiccate al naturale, le ho assaggiate anche al pepe nero, piccanti, quelle al sale mi mancavano. Sei frocio. Questa roba qui, che non so che cos'è, donna Peppa, che lo scopriremo dopo cosa saranno. Patatine al gusto di... non so cos'è sta roba qua, penso una specie di zuppa di peperoni peruviani, boh, qualcosa di simile, che io ho già assaggiato e ricordano un po' le nostre più gusto come sapore, non sono molto piccanti. Poi abbiamo questo bel sacchettone di camotes nativos e quest'altro bel sacchettone di papas nativos. Di camotes nativos. Poi mi ha regalato anche questa maglietta. Questo bellissimo cappellino da gallo cedrone. Questa fantastica maschera che mi tornerà molto utile quando per sopravvivere alla crisi dovrò attuare la mia prima rapina in banca. Io inizierei con questo Donna Peppa, non so come si dice, e all'interno del sacchetto scopriamo tanti altri pacchettini come questo, che rivelano al loro interno dei biscotti al cioccolato ricoperti di palline colorate, tutte zuccherose, e mamma mia, mi viene il diabete solo a guardarli. Assaggiamo. È una roba strana, perché non è poi così ultra dolce come sembrerebbe. Anzi, i biscotti mi sembrano anche amari. Cioè, se non fosse per il cioccolato e per queste palline, sono amari. Ma non è che sono scaduti anche questi? Cioè, fammi vedere. No, il primo maggio del 2015. Vabbè. Poi passerei a questi. Papone di camotes nativo. Non lo so che cazzo sono. A me sembrano dei tumori al cervello. L'interno è abbastanza inquietante. Non so se si vede. Sono tutte sbriciolate ovviamente perché vabbè, hanno fatto un viaggio dal Perù fino a qui e sappiamo come quelli delle poste trattano la nostra roba, la sbattono lì come... vabbè, e questo qui è... I brividi di terrore. Che cazzo?
Mr. Chips, ma vaffanculo, va! A questo punto non mi rimane altro da fare che provare questi. Camote di Camotes Natis. Presumo quindi che non ci siano coloranti, ma che questa patata Bordeaux sia Bordeaux perché è Bordeaux anche in natura. No, ma è fantastico! Cioè, sulla confezione ci sono disegnate le patate Bordeaux e poi dentro sono tutte gialle, normali. Ah, no, ecco, si vede, perché praticamente non le hanno sbucciate, giustamente, perché tu devi preparare delle patate, che cazzo fai, le sbucci? Ma no, mangiamoci la terra! Ma sì, nella buccia delle patate ci sono tutte le proprietà nutritive, oltre che alla terra. E niente, quindi qua si vede che la buccia viola, queste penso che mi piacciono, perché di solito le patate mi piacciono. E infatti queste non sono male, sono dolci, non sono salate. Non male, buone, uno snack particolare e tra l'altro anche salutare, perché come possiamo vedere 0 grammi di trans fat, cioè praticamente 0 grammi di transessuali grassi ci sono dentro. Bene, Mr. Chips, ma vaffanculo, va! Mi piace avervi fatto vedere soltanto 3 prodotti degli innumerevoli che mi sono arrivati, ma come avete visto è tutta roba poco strana, cioè cioccolatini, biscotti, insomma roba che conosciamo anche noi. Mi sono concentrato solo sui 3 prodotti più particolari, diciamo. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e soprattutto ringrazio di nuovo Patricia. Chips, ma vaffanculo, va! E vi do appuntamento al prossimo video, che probabilmente, ma non ne sono ancora certo perché ho un po' di idee che mi ronzano in testa, dovrebbe essere un'altra sintesi in chiave ironica di qualche anime, ma potrebbe anche non esserlo. Comunque voi continuate a seguirmi e tutto vi sarà rivelato al più presto. Ciao!